coro polifonico della Sacra di San Michele nasce nei primi mesi del 2019. La Sacra non aveva mai avuto un coro stabile, un coro proprio. Si alternavano cori ospiti che animavano la liturgia. Però a un certo punto viene fuori questa esigenza. Un'abbazia come la Sacra deve avere un suo coro. Ovviamente il rettore, Don Claudio, ha aiutato e ha spinto molto in questo senso, il vicerettore Don Carlo, che è anche il responsabile liturgico, si è assunto questo compito di seguire un eventuale coro neonato e io ho accettato la direzione. E il coro è cominciato in modo molto semplice, si è sparsa la voce, si è fatto sapere che la Sacra aveva piacere di creare un proprio coro. Nel giro di 2 mesi e mezzo i coristi iscritti sono stati 30. È stato veramente un grande successo. 30 di coristi che in buona parte non avevano mai cantato in un coro. Alcuni erano già esperti, ma molti no. E questo è meraviglioso. È meraviglioso perché il coro è un organismo. Come ogni organismo nasce. E quando un organismo nasce non ha ancora le capacità, non ha ancora le abilità per fare ciò per cui è nato. Deve crescere, deve crearsi realmente come coro. E quindi si comincia a studiare insieme e quindi si comincia ad approfondire sia la parte musicale che poi la parte esecutiva. E questo è ciò che è successo. Oggi il coro ha poco più di un anno di vita, eppure conta già alcuni concerti al suo attivo. Soprattutto conta quello che per noi è una parte fondamentale, che è l'animazione delle liturgie alla Sacra. E per far questo ci siamo anche appoggiati a un gruppo strumentale. Questo è stato un'altra grande scoperta del coro della Sacra. La bellezza di cantare in modo polifonico, quindi a più voci, con degli strumenti, con l'organo. Normalmente c'è un quartetto o quintetto d'archi più alcuni strumenti a fiato. E questo ovviamente crea una magia che si somma al misticismo dell'ambiente della Sacra. E porta veramente a dei risultati straordinari. Thank you.
si chiede, ma perché un coro? Che cos'è un coro? Che cosa dà un coro? È il concetto di coro, cioè di fare la stessa cosa insieme. Insieme significa che ci sono più elementi, in questo caso più coristi, ciascuno leggermente diverso dall'altro, con la propria sensibilità, con le proprie capacità, col proprio modo di portare il suo piccolo contributo all'interno di una struttura più grande. Questo modo di agire è comune in natura. Il coro è un principio naturale, non è artificiale. Ma pensiamo, il primo esempio che mi viene in mente, no? Alle onde del mare. Le onde del mare sono entità simili ma non uguali, che fanno la stessa cosa. Nel nostro caso, dal punto di vista acustico, producono un rumore. Adesso immaginiamo un'onda sola. E certo, fa un rumore, ma non è interessante. O quantomeno lo ascoltiamo un pochettino e poi è solo quello. Adesso immaginiamo di essere su una scogliera, su una spiaggia e di ascoltare l'effetto di decine, centinaia di onde che insieme producono qualche cosa. È grandioso. Io so che tutti noi staremo delle ore ad ascoltare quello che si chiama la voce del mare. Esiste proprio l'idea della voce del mare. Ci sono le onde più grandi che fanno suoni più profondi e sono leggermente più lente. Ci sono le onde più piccole che hanno estensioni, tonalità più cristalline. E tutto questo si sovrappone. Ed ha un risultato che una singola onda non potrebbe mai dare. Ma lo stesso discorso lo vediamo in qualsiasi passeggiata che facciamo in un bosco. Il rumore di una foglia non ci colpirebbe più di tanto, ma il rumore di centinaia, migliaia di foglie mosse dal vento in un bosco è affascinante. Questo è il concetto di coro. Il coro è il fare la stessa cosa aggiungendo la personalità, il modo di essere, la capacità di ciascuno. E si crea un organismo superiore, che è ben superiore alla somma delle singole parti. Questa è la magia del coro. Essendo il coro un organismo, vive della vita dei suoi componenti. E non è sempre facile far la vita del coro, perché poi i fedeli che vengono alle funzioni e ascoltano magari un brano a quattro voci, un brano polifonico, col supporto degli strumenti, dell'organo, coi solisti, rimangono affascinati. O anche durante un concerto. E certo è molto bello recepire, vivere quello che un coro dà. Ma la vita del coro ha le difficoltà della vita di qualsiasi organismo. E prima dicevo, la somma delle personalità crea il coro. Quando un corista o più coristi hanno, come si dice in gergo, una marcia in più, perché in quel periodo, in quel momento, è particolare per loro, in positivo, il coro ne guadagna. Sembra veramente che il coro abbia una marcia in più, perché come in ogni comunità ci si trascina, e questo è molto bello. Esiste anche l'aspetto opposto. Quando uno o più coristi
non sono in un periodo magari particolarmente brillante e ovviamente essendo un'espressione emotiva il cantare ne risente anche questo, anche il coro subisce questo, ma questo non è brutto, anzi questa è la bellezza di condividere, questa si chiama condivisione. E quello che esiste nel coro e permette al coro di essere veramente un organismo è l'empatia, sentire. Sentire ciascuno che cosa provano in quel momento gli altri e utilizzare questo per creare qualche cosa. Ecco, questa è la magia del coro. È un organismo che vive di tanti organismi e che mette a disposizione le proprie capacità per qualche cosa di grande. You raise me.